social. Bentornati, bentornati come sempre qui a Live Social. Vi ricordo il nostro hashtag innanzitutto, ovvero interviste e storie. Andiamo a scoprire la cooperativa agricola rurale Isola di Borgonovo attraverso le parole del responsabile legale dell'azienda, ovvero Mario Dodici, che saluto. Quindi ciao Mario, benvenuto. Buonasera Claudio, grazie per la telefonata. Grazie a te Mario ovviamente per aver accolto il nostro invito. Vorrei partire innanzitutto dal conoscere un po' meglio la storia che c'è dietro la cooperativa. Quindi quando e come nasce il tutto? La cooperativa è nata nel 2005 da un gruppo di 7 olivicoltori e ad oggi siamo circa 300 soci, per la maggior parte olivicoltori e qualche coricoltore. E sottolineo, la cooperativa è specializzata nella trasformazione dei olio e coltivazione di olivi. Insomma, c'è stata una crescita esponenziale e progressiva nel corso del tempo per quanto riguarda la cooperativa, ecco. Sì. Per questa la regione che era stata fondata, perché c'era la necessità di dare un servizio nell'entroterra qua a Ligure, ai pochi olivicoltori rimasti. Quindi sì, pian pianino si è creato questa macchina, sta andando abbastanza bene, i volumi stanno aumentando. In un'annata normale noi lavoriamo intorno alle 6.000 quintali di olive, la maggior parte dei soci, i quali a volte ci conferiscono l'olio, lo facciamo analizzare, lo etichettiamo con la nostra etichetta e poi lo introduciamo sul mercato locale, nazionale e internazionale. Avete diverse tipologie di olio? Sì, noi generalmente in un'annata normale abbiamo un olio ligure, un olio top ligure e un olio classificato italiano. Sono olive che compriamo da aziende agricole sparse in tutta Italia, dalla Puglia, Abruzzo alla Toscana. Logicamente dopo l'olio extravergine noi facciamo una base di oli aromatizzati con aromi naturali, facendo distillare le erbe, gli aromi e poi unendole in percentuale al nostro olio extravergine. Facciamo un pesto ricette genovese a lunga conservazione non pastorizzato, con il nostro olio, un circa 48% d'olio d'oliva dentro il nostro pesto. Cosa ci può essere nel futuro? Il nostro sogno nel cassetto, direi io, goal principale, è fare una filiera corta e praticamente arrivare dal produttore alla tavola degli italiani, senza bypassando tutti questi sistemi che si sono creati ultimamente con la globalizzazione per avere un prodotto più fresco. Ti ringrazio ancora una volta Mario Dodici, che saluto, grazie mille Mario, è stato un piacere. Grazie per averci invitato, è stato un piacere nostro. Grazie a te Mario, ancora una volta ti auguro ovviamente un buon lavoro e una buona fortuna per tutto il futuro. Grazie ancora, ciao Mario. Live Social.